Siamo venuti al Teatro Nuovo di Torino perché sono iniziati gli stage estivi e per lo stage di teatro Antonio Grosso, insegnante. Come insegnante, è già una cosa, un parolone. È un ruolo importante, come insegnante, ti trovi in questo ruolo? Ma mi trovo bene perché poi i ragazzi sono svegli, sono talentuosi, mi seguono, è una bella esperienza quella. Poi stiamo facendo questo corso completamente innovativo ed è la prima volta che lo facciamo, è una cosa che mi è venuta in mente grazie anche all'aiuto di Gian che è sempre così aperto a nuove cose e quindi appena gli ho parlato del progetto lui mi ha detto sì lo facciamo subito poi Gian, appena... e quindi stiamo sperimentando questa nuova cosa che se dovesse dare i suoi frutti è comunque un laboratorio innovativo. Abbiamo assistito a una parte della lezione, quindi abbiamo notato che è un po' tutto tra virgolette improvvisato. Nel senso, siete partiti da un'idea e l'avete sviluppata? Siamo partiti da un'idea. Io ho detto ai ragazzi, questo è un corso che si basa sul fatto, si chiamano dall'autore all'attore. E i ragazzi devono, con il mio aiuto e quindi con la mia coordinazione, devono in qualche modo riuscire a realizzare uno spettacolo teatrale scritto da loro, scritto da me e da loro, e portato in scena. Quindi loro lo recitano, lo fanno, eccetera. Quindi create stiamo creando uno spettacolo teatrale dal nulla. Allora, abbiamo iniziato dicendo quali sono le idee, ognuno ha cacciato fuori un'idea, poi ha tirato fuori un'idea e da lì poi a maggioranza a noi ci piace più questo e stiamo tirando fuori un'idea con le improvvisazioni, perché io dico ragazzi in questo caso dovrà succedere questo, iniziano ad improvvisare, ci sono giovanissimi e persone invece più adulte e si intervalleranno nei ruoli, cioè nel senso che ci saranno tre attori che faranno lo stesso ruolo e chi di più, chi di meno, perché certo, sono ragazzini anche di 16 anni, quindi non hanno quell'esperienza giusta per portare avanti lo spettacolo, però tutti collaboreranno e sarà una cosa, se riusciamo a farla il 9 luglio, vorremmo andare in scena, sarà una cosa innovativa. Ah, quindi andate in scena proprio? Sì, andiamo, io voglio che i ragazzi vadano in scena con un pubblico. Allora veniamo. No, assolutamente. E quindi questo stage è iniziato lunedì, andrà avanti sino all'8? Fino al 9. Ah, fino al 9 compreso e poi quindi sono 2 settimane tutti insieme. Hanno creato un bel gruppo, abbiamo visto. Creato un bel gruppo, i ragazzi ascoltano, sono molto diligenti, cioè riescono veramente ad apprendere quello che gli si dice. Poi ti ripeto, e chi è più portato, chi è meno portato, vabbè, ma quelle sono è la natura, non è quello, però tutti quanti comunque danno una loro mano. Tu cosa speri di lasciare con questo stage ai ragazzi, di tuo personale? Ma io spero di fargli capire ai ragazzi che viviamo in un mondo, oggi come oggi, dove il mestiere dell'attore è un mestiere sempre più difficile, è un mestiere che in qualche modo dipende sempre da qualcun altro. Io sto cercando di fargli trovare una loro autonomia, ciò che io ho fatto negli anni, perché gli attori dipendono sempre da chi li scrittura, da chi li fa lavorare. Invece se loro proprio riuscissero a crearsi una loro compagnia, scrivere i loro testi e riuscissero a fare quello che ho fatto io. Sì, perché Antonio scrive le proprie commedie, le autoproduce. Le autoproduce. Quest'anno invece ho la possibilità di avere un produttore. Oh, bella novità. Però, che è lo spettacolo che poi parleremo. Però io gli auguro di arrivare a fare quello che ho fatto io, di avere poi di prodursi e di avere alla fine un produttore che dice aspetta, io ti produco io le cose perché mi sei piace quello che fai. Io ci ho messo un po' di anni e arrivando poi a quello che è quest'anno con un quest'anno produttore. Due spettacoli, Torni con Mica, Signor Tenente, certamente. Sesto anno quest'anno proviamo il Teatro Gioiello, sì, perché ci siamo allontanati perché vogliamo aver fatto i primi 5 anni al Teatro Erba, altri 5 adesso faremo altri 5 al Gioiello e poi 5 all'Alfieri, no, poi faremo uno conclusivo all'Alfieri. Ah, ok. Però quest'anno lo riproviamo al Teatro Gioiello, so che ci sono già delle persone che si stanno informando già da adesso, dal 1 al 4 dicembre saremo qui con la stessa compagnia che avete visto in questi anni e poi ritorneremo a marzo
Certe notti, questo nuovo spettacolo che ho scritto, dove ho confermato la maggior parte del cast di Minchia Signor Tenente, perché volevo. Quindi E c'è Antonello. c'è Antonello Pascale, c'è Ariele Vincenti, c'è Federica Caruba Toscano, e poi ci sarà Federica Caruba Toscano, che si divide Minchia Signor Tenente con Alessandra Falanga, ogni tanto c'è lei, ogni tanto, però fa parte del cast. Poi ci sarà Ciro Scalera, che è comunque un personaggio che ha fatto parte delle mie commedie con Vicini di Stalla, faceva mio zio, e ha fatto anche lui Minchia Signor Tenente, qualche volta ha sostituito Natale Russo. E poi ci sarà Rocío Morales, non è che bisogna dirlo bene, che è questa attrice spagnola che oramai lavora ormai in Italia, ha fatto tante fiction qui in Italia, e io ho la fortuna che l'anno prossimo debutterà al teatro. Non ha mai Che fatto teatro colpo. con me e con una produzione alle spalle che sarà quella di Ercole Palmieri del Teatro Ghione. Infatti notavamo che abbiamo intervistato, grazie ad Antonio, grazie ancora a Chiara Francini, nel film che sta ancora andando, Guardando, io però non ci sono più. vabbè, però sta ancora andando in televisione, voi siete una Una coppia. coppia, In sì. realtà nella rassegna di Torino Spettacoli, la Francini è col marito di Raul Bo Sì, di Rosio, e io e tu sono sei con Rosio, cioè con voi siete Rocío, ci siamo divisi scambiati le coppie, sì. le coppie. Però io comunque non ho possibilità con Rocío, lo dico perché lei, immaginate una È donna, innamoratissima. a parte il fatto che è innamoratissima, però immaginate una donna che tutte le mattine si sveglia a fianco con Raul Bova, Cioè, che cosa capito. vuole di più nella vita? Cioè non può volere più niente Cioè, nella vita. Antonio Grosso non lo guarda, No, diciamo così. no, mi guarda come artista, come attore, eccetera. No, a parte gli scherzi, è un piacere. Rocío è una bravissima ragazza, una professionista, una persona che ha accettato di fare questo lavoro, riducendosi anche una parte proprio di quello che è il suo cachet, proprio per amore di questo lavoro. E questo io gliene devo dare atto perché ha voluto e ha combattuto contro ogni, fra virgolette, potere esterno che in qualche modo dicesse no, non lo devi fare, invece lei ha voluto a tutti i costi fare questo spettacolo. E poi uno spettacolo alla Minchia Signor Tenente, dove si parla molto molto allegro, ma si parlerà di un tema forte. È ambientato nella casa dello studente, sono tutti studenti universitari, c'è un professore molto cattivo e anche viscido che in qualche modo contrasta questi alunni, che potrebbe ricordare un po' il tenente di Minghe. La particolarità. E poi abbiamo una regia, quest'anno abbiamo veramente un grande cast, una grande attrice, un regista straordinario che è Giuseppe Miale, che sarebbe il regista di Educazione Siberiana, uno spettacolo prodotto qui dal Teatro Stabile di Torino, ha fatto 12 baci alla bocca, ma tanti altri, e sarà un regista che da qui a 5 anni Ne sentiremo parlare. diventerà uno dei numeri uno in Italia. Quindi è veramente uno spettacolo a prova di bomba. E noi verremo. Antonio, Assolutamente. grazie. Ci Grazie a vediamo il voi. 9 per vedere come andrà questo Beh, spettacolo. speriamo bene, incrociamo le dita. Grazie. Ciao. Partiamo da quando entra l'una. Ok, quindi noi siamo. Allora, per la mamma cosa vogliamo comprare di bello? Una perlina, una Una perletta, una perlona? bella collana di perle che faccia una bella Quelle figura, belle, guarda, però non mi 750. fa spendere un patrimonio. Ma guarda, solo perché siamo amici, 750 euro, guarda, veramente ti faccio lo sconto io di favore, Cinzia, fantastico, favore. guarda, favore. Beh, invece che fai qui tu? Che cosa ci faccio qui io? Che cosa ci faccio qui io? Sì, ma senti un beccato rubare, cosa dici? Ma la forse non hai capito. È la madre. Ti lo fai qualcosa! Arrestala! Mo' ci penso io. Pensaci! Dacci pure. Ma che fai a venire qua questa qua? Adesso vi faccio vedere io un po'. A voi. Il portretto! Elisabeth! Elisabeth, qua. Che Non hai legato lei! La chiedo se la porto giù. Sì, muovi, dai. Calma, No, giù calma! no! Giù no! Giù no! Al magazzino, giù! No! Gino, basta, sono andata. Dopo tutti questi anni che ci conosciamo, ti voglio bene, Gino. Ma porca di quella, Facciamo una cosa, liberiamoci, piangiamo. ma piangiamo Dai, qua, altro che. liberati con me.
Parlami delle tue... Ma magari fosse la Madonna che mi potessi liberare, andare via di qua. Io sono qua con te, Gino. E se proviamo possiamo arrivare alla pulsantiera lì? Proviamo, possiamo? Non capisco, Gino! La pulsantiera sotto al tavolo, la cassa! La cassa! C'è una pulsantiera, proviamo ad aprirla! La pulsantiera? La porta è lontana, non ce la faremo mai! Vediamo la mia mano alla cassa, c'è la pulsantiera, gli dai la testata! Ma non conto! Vai avanti! Dobbiamo saltellare! Io conto! Uno! Gino, sai contare solo fino a 5, siamo messi bene! E allora conto fino a 3! Va bene! Uno! Conta con me! Aspetta, non ho capito, Gino, contiamo e poi partiamo! Quando io parto, tu parti con me! Quando vado a uno, tu parti con uno con me! Uno! Non ho capito, Gino, non ti sei! Vedi sotto, sotto! Sotto! Come faccio a vedere sotto? Se sono in casa! Ah, sotto, sotto, là, allungati un attimo, vedi se... Allora spingo un attimo a buttare all'avanti, dai! Basta, le botterelle me le hai gettate troppo! Vedi un po'. Ho trovato! Col piede, hai trovato! Premi! Premi il pulsante! Bravo, bravo, finalmente hai fatto una cosa buona, bravo! E adesso arriva la polizia! Ci vengono a salvare! Ci vengono a salvare! Già senti un... Fermi tutti queste... Non è che premendo il pulsante arriva tu. Ma c'è un di pistola qui fuori. Sì, io sono la segretaria. Tu sei male? Ma che è successo? Niente. Siamo inguaiati! No, no, è un negozio trend, la moda, noi apriamo sempre così i clienti. Da quella parte ci sono le perle di... Sì, sì. Ma ti sembra il momento, mannaggia! Chiamate la polizia! Ma cosa ti... Senti, io stavo cercando qualcuno che mi potesse aiutare. Ma siamo qua pronti per il suo aiuto, signore. Siamo legati! No, siamo no, legati! Dove posso trovare degli anelli? Là, ci sono tutti gli anelli che vuoi, prendili e chiama la polizia! Ok, fermi, va bene.